Ciao a tutti, io sono Elena e bentornati in questo nuovissimo video. Se nello scorso video abbiamo sfatato 5 miti sui libri, questa volta voglio sfatare 5 miti sui lettori. Quante volte ci vengono dette queste cose? Quante volte mi vengono dette soprattutto direttamente, ma quante ne ho lette anche su internet? Ragazzi, sfatiamo queste cose, sfatiamole. Allora, ripeto anche per questa volta che sono solo 5 quelli che andremo a sfatare oggi, però ce ne sono sicuramente tantissimi altri. Allora, partiamo subito dicendo che non è vero che tutti i lettori sono asociali. Io sono un caso particolare perché sono una persona molto timida, che preferisce stare da sola, esco poco, preferisco stare a casa a leggere o guardare un film o una serie TV o un anime, quel che sia, insomma. Però non sono asociale, cioè non è che mi chiudo 7 giorni su 7, 24 ore su 24 a casa a leggere, guardare film e poi io mi rincoglionisco pure io, cioè insomma dopo delle ore mi rincoglionisco, quindi prendo, esco, magari chiamo un'amica, vado al mare, non so ora che estate, però insomma vado all'università, quindi mi relaziono anche con i miei compagni dell'università e con i professori, insomma, che fanno lezione, quindi non è vero che tutti i lettori sono asociali. Ci sono anche dei lettori che sono tutto il contrario di me, che sono lettori ma sono anche socialissimi, che escono tutte le sere, fanno feste, vanno di qua, vanno di là, con quello, con quell'altro, insomma, cioè, quindi non è vero che tutti i lettori sono asociali. Dipende dalle persone, non perché sono lettori sono asociali, dipende dal carattere della persona. Poi, secondo, non è vero che tutti leggono sempre il libro prima di vedere l'adattamento cinematografico o comunque adattamento anche inteso come serie TV. Non è vero. Quante volte è capitato a me di vedere l'adattamento cinematografico o una serie TV tratta da un libro prima di leggere tale libro? Tantissime volte. Poiché io preferisco sempre il libro al film, o quasi sempre, perché è capitato qualche volta che ho preferito l'adattamento al libro. Però non è vero che leggo sempre prima il libro dell'adattamento. Non è vero, non tutti, almeno da parte mia no, cioè smentisco anche a nome di altri lettori. Poi il terzo, non è vero che si aspettano che tutti amino leggere quanto loro. Io ci provo sempre a convertire le mie amiche a leggere o altre persone, almeno spiego i miei motivi per cui bisogna leggere un libro, bisogna iniziare a leggere un libro. Le mie recensioni sono un esempio, il mio canale in generale è un esempio. Vorrei provare a introdurre altre persone che non leggono a questo meraviglioso mondo che è la lettura, perché può succedere che una persona si appassioni a un libro, poi man mano ad altre, quindi si appassiona alla lettura grazie ad un altro lettore. Questo però può anche non succedere. La mia amica Valentina, che avete già visto, per esempio, a lei non piace leggere. Io so, sai quante volte ci ho provato a dire no, ma prova questo libro, magari parti da una cosa che ti piace, che ne so, lei piace Harry Potter, piace nei film di Harry Potter, beh, inizia da Harry Potter. Ti appassioni, almeno hai letto Harry Potter, ti può piacere anche un libro simile. O comunque parti da un libro che ti è piaciuto, che magari legge poco, quindi parti dal libro che ti è piaciuto, leggine dei simili. Però poi ha deciso di non continuare, proprio di debellare questa cosa dei libri, della lettura, perché preferisce altro. E io non mi aspettavo niente, nonostante i miei tentativi, non mi aspettavo che lei iniziasse a leggere, ad amare la lettura e i libri, assolutamente no. Come qualsiasi altro lettore non si aspetta di far cambiare idea a un'altra persona. È una nostra passione, quindi non è detto che per un'altra persona debba essere lo stesso. Poi non è vero che tutti i lettori, quindi numero 4, non hanno hobby o passioni al di fuori della lettura. Sì, vi piacerebbe. A me piace molto lo sport, purtroppo ho dovuto lasciare la pallavolo dopo 11 anni,
Però mi sono subito rimessa in carrellata. Ora non pratico uno sport, ma un'arte marziale, che comunque è un'altra passione che ho al di fuori della lettura. Come passione non solo i libri, i film e le serie TV, ma anche lo sport, ho anche le arti marziali e ho tante altre cose, insomma, non è che ho solo la lettura come passione. Quindi non è vero. Poi, numero 5, quindi l'ultimo, non è vero che tutti i lettori spingono gli altri a leggere perché vogliono cambiare le persone. Ecco, questo si collega al discorso che facevo prima. Io ci provo sempre con i miei amici perché vorrei che qualcun altro capisse i miei disagi prima di tutto e vorrei far capire loro quanto è bello il mondo della lettura. Però ecco, non spingo più di tanto. Se una persona non vuole leggere, non legge, assolutamente no, perché a me darebbe fastidio se qualcun altro mi imponesse, spingesse ancora di più a fare qualcosa che non mi interessa fare, assolutamente. Io accetto sempre consigli dagli altri, ma quando qualcuno mi dice dai, prova, prova a fare questo, io ti consiglio di provare. Magari me lo dice anche 2 o 3 volte, ho detto vabbè dai, provo, perché tanto cosa ci costa provare, però poi se non mi piace, non mi appassiono, guarda, lascia perdere. Quindi a quel punto mi dà fastidio se qualcun altro mi dice se no, guarda, ma che cosa, dai, fallo. Ma se io l'ho provato, sotto il tuo consiglio, tra l'altro, quindi ho anche seguito il tuo consiglio, ma non mi piace. Che cosa lo continuo a fare? Tu cosa continui a dirmi? Provaci, ma che no. Quindi no, io non tendo a spingere troppo gli altri a leggere perché voglio cambiare una persona. Se quella persona magari mi dice non mi piace leggere, io però le magari posso dire, soprattutto se non mi ha detto guarda, però provaci. Se non ci hai mai provato, come fai a saperlo? Però se dopo che quella persona ci ha provato e mi dice no, non mi piace, alzo le mani, va bene, come non ho detto. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like. Ripeto, fatemi sapere nei commenti se volete altri 5 minuti da sfatare, fatemi sapere quali sono i pregiudizi che voi avete ricevuto e che ricevete ovviamente sempre. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!